Prendetemi un giorno libero, ho detto abbracciando mia madre. Io e te dobbiamo parlare, ho mormorato nell'orecchio di mio padre, stringendo la mano. Quando vuoi, tesoro. Ora però cerca di trascorrere una bella giornata, non ti preoccupare di niente. Stavo stranamente male, come se mi avessero dato una bella notizia, e ho deciso che mi sarei goduta quell'affetto fino all'ultima goccia. Quell'effetto, scusate, fino all'ultima goccia. Organizziamo una cena a casa mia, ho proposto ai miei amici. Perché no? Ha risposto Ale. Mi voglio tutti. Non sarà troppo stancante per te? Ha chiesto una delle mie amiche. Ingaggerò un catering che faccia tutto, compreso ripulire dopo. Nessuna sforzo da parte mia, mi sento meglio e vorrei farlo prima che le cose precipitino di nuovo. Allora organizziamo. Quella sera, mentre percepivo di sentirmi leggermente meglio, forse grazie all'effetto terapeutico della marijuana, ho ricevuto un messaggio in segreteria, l'ho ascoltato. La voce di Fabrizio diceva ciao, poi un lungo silenzio e sono Fabrizio, volevo solo dirti ciao. Ho appoggiato il telefono e mi sono seduto per terra, ho reclinato il capo vicino al cellulare e l'ho riascoltato. La mattina dopo, non avendo ancora avuto notizie dell'auto, l'ho chiamato. Non puoi crederci, cosa è successo? L'hanno trovata? Sì, sto andando ora. Dove? Ai piani di Praglia. Mi ha risposto secco e furioso. Non sento nominare questo posto da almeno 20 anni, ci andavo a fare i picnic di Pasquetta da ragazza. L'hanno trovata lì, dai, almeno l'hanno trovata, sfasciata contro un albero. Mi sono portata una mano alla bocca per trattenere qualsiasi esclamazione, mentre lui continuava a sputare il suo livore su come potesse essergli capitata una cosa simile. E sulla vendetta che avrebbe usato nei confronti del colpevole, io cercavo di ridere in silenzio. Ma com'è possibile? Cosa pensano sia successo? E che ne so, ti rendi conto, non poteva succedermi niente di peggio. Sono rimasto sospeso. Forse il cancro avrebbe potuto colpire te. Ho buttato giù perché improvvisamente avevo smesso di ridere. Aggrapparsi a quello che si ha e non a quello che si vorrebbe. Si può sapere cosa hai combinato? Ho chiesto a mio padre davanti a un caffè nel bar sotto casa. La cosa giusta, non so se si possa parlare di giustizia, ma non ti posso biasimare.